Cari amici di Vua Culture Storia, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Era il 1921, esattamente in quell'anno nasceva uno dei grandi miti dell'Italia, nasceva la Moto Guzzi, quei miti che insieme alla Ferrari, insieme a tante altre eccellenze italiane ci hanno veramente reso famosi nel mondo. E abbiamo il piacere oggi di vivere questi 100 anni insieme ad un graditissimo ospite. Abbiamo con noi la dottoressa Elena Bagnasco, che ricordo è stata protagonista per la Biblioteca di Vua Culture di una bellissima intervista di quello che sarà il protagonista di oggi, vale a dire Giorgio Parodi. Ricordo l'interessante libro delle ali dell'Aquila, appunto Giorgio Parodi. E, dottoressa Bagnasco, benvenuta. Grazie per ricordare il centenario nel 2021 di veramente questo emblema così importante, questo orgoglio nazionale che è la Moto Guzzi. Volevo subito chiederle quali sono state le origini della famiglia e dell'azienda Parodi, così importante appunto nella nascita della Guzzi. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per questo graditissimo invito di approfondimento. Le origini della Moto Guzzi sono genovesi. La famiglia ebbe un capostipite importante, Angelo Parodi, che ancora oggi troviamo sulle scatolette del tonno Angelo Parodi. Angelo era un ragazzo di bottega che lavorava dallo zio, siamo a fine 1800, intorno all'anno 1880 più o meno. Angelo, grandissimo lavoratore, iniziò a commerciare pesce. Dal commercio del pesce si acquistò delle tonnare, ricordiamo per esempio le tonnare di Favignana che appartenevano ai Florio. Con il commercio del pesce nacque l'esigenza di trasportarlo, quindi pescherecci che poi diventarono navi e diventarono una flotta armatoriale. Angelo ebbe 14 figli, di cui 9 sopravvissuti, uno di questi fu Emanuele Vittorio Parodi, il papà di Giorgio. Quindi la famiglia comunque era già in qualche modo sul trasporto, aveva una grossa esperienza imprenditoriale e la Moto Guzzi venne fondata oltre che con l'apporto del capitale della famiglia, anche con le azioni dell'Angelo Parodi fu Bartolomeo. Combinazione, ma non tanto, vuole che il logo sia dell'Angelo Parodi ancora oggi un'aquila con la testa rivolta dall'altra parte. Quando morì poi Angelo, nacque l'esigenza di suddividere i rami, i figli decisero di separare le loro strade e quindi a Emanuele Vittorio restò il ramo armatoriale, successivamente Moto Guzzi, e Giorgio volle anche lui riprendere l'aquila che comunque era già nelle corde della famiglia per ricordare l'amico mancato Giovanni Ravelli. Quindi partiamo da radici genovesi molto, direi, abbastanza lontane, ecco. Abbastanza lontane, sì. Nel corso di questa nostra interessantissima chiacchierata, ricordo che ci stanno accompagnando delle bellissime immagini che sono disponibili nella versione integrale su YouTube. Trovate per ognuna il link, così chi vorrà potrà approfondire anche dal punto di vista della documentazione cinematografica questa bellissima avventura. Ecco, abbiamo visto quali sono state le origini importanti della famiglia Parodi. E Giorgio Parodi parte per la prima guerra mondiale e diciamo c'è un incontro che Allora. costituisce veramente, come dire, quel gettare il seme da cui poi nascerà la Moto Guzzi e il mito ormai centenario appunto della Moto Guzzi e l'incontro con Giovanni Ravelli e appunto Carlo Guzzi. Ci racconta qual è stata l'esperienza di suo nonno in un momento così drammatico per la storia non solo italiana, ma europea, mondiale, appunto la Prima Guerra Mondiale, come l'incontro con questi due personaggi sia stato veramente l'incontro chiave per poi far nascere questo mito nazionale.
Sì, assolutamente. Giorgio, come tutti i Parodi, aveva un grande amore per la patria, quindi giovanissimo, minorenne, perché all'epoca la maggiore età si raggiungeva a 21 anni, lasciò la famiglia, la casa, gli agi, gli studi, letteralmente scappò di casa per andare a arruolarsi perché sentiva dentro di sé il bisogno di difendere la patria e la famiglia. Si portò dietro il motoscafo di famiglia, il Maria, un balietto, e iniziò così la sua avventura che lo portò a incontrare Giovanni Ravelli, e qua mi prendo un reperto molto prezioso che è, ora non so se riesco a farlo, a inquadrarlo, è una fotografia del 1917. Con Giorgio e Giovanni Ravelli che si incontrarono appunto durante la Prima Guerra Mondiale. L'amicizia fra Giovanni e Giorgio fu forte, testimoniata anche da una lettera della nonna Maria, la mamma di Giorgio, che ho recuperato. Sono tutti, diciamo, reperti storici piuttosto importanti per ricostruire la storia. Questa è una lettera del 1917 dove Giorgio chiede alla mamma se poteva regalare un orologio d'oro a Giovanni Ravelli, al suo amico. Volavano insieme e qui ho trovato anche un documento che attesta che volarono proprio insieme. Giovanni probabilmente insegnò a Giorgio a volare, gli trasmise questa grandissima passione sia per il volo sia per le motociclette. Giovanni era un corridore già affermato, la motocicletta all'epoca era un mezzo strano, tra virgolette, non comune, veniva utilizzato sia nelle gare, nelle competizioni dove Ravelli era molto forte, era molto conosciuto, sia in campo militare, però non era un mezzo di distribuzione comune. Dall'incontro di questi due piloti, entrambi i piloti amavano volare, Giorgio divenne poi dalla Regia Aeronautica con i motoscafi, passò agli idrovolanti e poi agli aerei. Ricordiamo che Aeronautica Militare nasce successivamente, quindi il suo percorso iniziò comunque da uomo di mare, da genovese, con diciamo, i motoscafi. E, forti di questa passione, entrambi vollero, iniziarono a maturare l'idea e lì l'intuizione di Giorgio fu quella proprio di rendere la motocicletta un mezzo comune per tutti, un mezzo di trasporto. Giorgio era un visionario, ebbe questa, oggi la chiameremo proprio vision, per industrializzare un sogno, una passione che all'epoca non è. La motocicletta, per esempio, aveva delle grosse difficoltà perché aveva l'olio a perdere, quindi più di X chilometri non era in grado di farle. Dopo circa un anno dal loro incontro, conobbero Carlo Guzzi, che era un motorista di aereo. Carlo Guzzi divenne motorista di idrovolante di aereo di Giorgio. Era un validissimo meccanico che lavorava prima della guerra per l'Isotta Fraschini. Isotta Fraschini fece dei motori per aereo su cui volò Giorgio. Ricordiamo il Fiat AS1, per esempio, quindi conosceva particolarmente bene la meccanica degli aerei e propose a Giovanni Ravelli e a Giorgio una motocicletta assolutamente innovativa per l'epoca, attingendo al meglio della tecnologia all'epoca in produzione. Famoso riciclo dell'olio è di derivazione aeronautica, per esempio. E quindi le origini della Moto Guzzi, di questa prima motocicletta che poi in realtà si chiamava GP, proprio il primo prototipo messo insieme dalle iniziali di Guzzi e Parodi sono dovute a questo fortunato incontro in guerra. Giorgio e Ravelli apprezzarono moltissimo questo primo prototipo di motocicletta. Quest'idea innovativa, tanto da volerla realizzare e mettere insieme. Purtroppo, ahimè, Giovanni Ravelli morì
durante un volo di collaudo proprio nel 1919, poco prima che l'AGP fosse terminata, e così l'Aquila, Giorgio decise di scegliere l'Aquila poi come simbolo dell'azienda in ricordo del suo amico, diciamo, di cuore, del cuore. E sempre per un gesto di grande generosità e altruismo, direi, e anche per un po' di spirito ligure, non amava comparire. Giorgio non era uno da palcoscenico, diciamo così, decise dare l'onore del nome al progettista della prima motocicletta, che era appunto Carlo Guzzi, e quindi GP si trasformò in Moto Guzzi. Questa è un po' la storia a grandi linee. Veramente una storia importante. Le immagini che si stanno alternando ci fanno vedere in bianco e nero dell'inizio, in bianco e nero quello rovinato, proprio i Sì, primordi, sì, sì. no? Abbiamo detto 1921 fino all'evoluzione. Abbiamo visto tanti modelli e come la tecnologia è andata di pari passo all'evoluzione, alla fantasia dei progettisti di Moto Guzzi, Moto Guzzi presente su strada, presente su pista con tantissimi modelli. Ecco, penso a Fiat, con la grande avventura automobilistica nazionale, penso alla Ferrari, orgoglio veramente internazionale, allo stesso modo di come lo era Moto Guzzi. Ecco, Moto Guzzi, dall'idea alla fondazione, il logo e i legami con l'aeronautica. Lei, dottoressa Bagnasco, ci ha già accennato in parte, diciamo, tutti questi aspetti. Li approfondiamo ancora di più veramente per vedere come nel corso degli anni la storia della Moto Guzzi si è evoluta fino a diventare quel mito che è oggi. Assolutamente. Allora, come dicevo, partiamo da un incontro fortunato tra due piloti, un primo aspetto direi importante, un primo legame fondamentale con l'aeronautica, quindi la passione per il volo e la passione per la motocicletta, passione per la velocità. Questo direi è il primissimo forte legame. Di lì lo sviluppo poi del primo prototipo legato comunque a tecnologia aeronautica come il riciclo dell'olio, per esempio, la conoscenza di Carlo Guzzi, valido motorista prima dell'Isotta Fraschini e poi dei motori degli aerei che conosceva perfettamente, ma non solo, perché poi più avanti avremo un altro richiamo importante all'aeronautica con la Galleria del Vento, per esempio. Giorgio Parodi nel 1935 fu richiamato in guerra. Ricordiamo che Giorgio, quale ufficiale in congedo, venne richiamato più volte. Quindi nel 1935 fu richiamato a Roma, per la verità, dove andò a visitare il centro sperimentale dell'aeronautica militare di Guidonia, un centro assolutamente all'avanguardia, da cui si ispirò per far realizzare la prima Galleria del Vento motociclistica, direi, azienda Moto Guzzi all'avanguardia, assolutamente all'avanguardia. Qua la vediamo passare nelle immagini, quanto realizzato. Ci furono due Gallerie del Vento. Il primo progetto fu realizzato da Carlo Guzzi e dal fratello Giuseppe, che era un ingegnere, che aveva qualche problema, non era proprio perfettamente funzionante. Il secondo progetto fu affidato a un'equipe di francesi ed è quello che possiamo ancora ammirare oggi nello storico stabilimento di Mandello dell'Lario. Uno su tutti il legame con aeronautica di militare direi che è l'Aquila, che ancora oggi si trova sui serbatoi delle motociclette. L'Aquila è il simbolo universale di tutti i piloti, sia civili che militari. Quindi questo intrecciarsi continuo nella storia della Moto Guzzi, direi, tra aeronautica e motociclette. Lei ci ha parlato, ci ha anticipato appunto il prossimo Sì. argomento che era la Galleria del Vento. Galleria del Vento, che è un apparato sperimentale che è fondamentale nel settore dell'aeronautica, ma che oggi è diventato fondamentale per tutti. Non c'è neanche un corridore, un centometrista, prova a correre in Galleria del Vento per migliorare la sua posizione. Un ciclista
Lavora in galleria del vento per migliorare la sua posizione, Assolutamente. avviene per un motociclista, per una macchina di Formula 1, ma avviene anche per le macchine che noi utilizziamo, il famoso CX che dice quanto siamo aerodinamici oppure no, quando ci muoviamo nel Assolutamente. mezzo che è l'aria. Quindi ecco, è stato veramente un Pensi, precursore fondamentale quella sì, galleria del vento, ce ne precursore parla. fondamentale. Pensi che erano così all'avanguardia, poi su tutta la loro produzione, che la galleria del vento, Giorgio, il nonno, la prestava alle case concorrenti, non temeva la concorrenza perché erano talmente forti. Qui vediamo Giovanni Ravelli, l'amico di Giorgio, erano talmente forti che non temevano di prestare la galleria del vento proprio agli avversari, diciamo, per poterla sperimentare anche loro. E con la galleria del vento poi arrivarono le prime carenature anche di motociclette per sperimentare l'aerodinamica. Quindi fu una grandissima innovazione a livello mondiale, ecco, la prima casa motociclistica a realizzare un'opera colossale per l'epoca. Quindi veramente un'eccellenza tecnologica ed industriale, ingegneristica su due ruote che lei ci ha fatto vedere aveva veramente un legame forte con il settore dell'aeronautica. Ecco, c'è una curiosità che volevo approfondire con lei. Lei è la nipote di Giorgio Parodi, quindi penso che sia un'emozione per lei pensare che nel 2021 sono 100 anni che suo nonno ha partecipato, diciamo, è stato uno degli elementi più importanti nella creazione di un oggetto così importante, mi scusi il gioco di parole e la ripetizione, appunto come è la Moto Guzzi. Sono i nomi che venivano dati ai vari modelli e so, lei ce lo siamo anticipato nel preparare questa nostra intervista, che i nomi venivano dati non dai tecnici, non dai progettisti, ma venivano scelti in famiglia con un criterio molto particolare. Ecco, ci racconta chi è che assegnava i nomi Assolutamente. ai vari modelli e qual era il criterio, un criterio molto particolare, lo scopriremo immediatamente. Allora, diciamo che dalla nascita della Moto Guzzi, quindi a partire dal 1921 fino al 1939, le motociclette avevano nomi particolarmente duri, direi maschili. Sport normale, PE, non lo dico a caso, PE stava per piccola elastica. Siamo nel 1939, esce la PE, viene messa in commercio la PE, piccola elastica, una bella motocicletta rossa dal nome bruttino, direi. Giorgio l'anno prima si sposa, fine 1937. Pochino più di un anno prima. Nella sua vita entra Elena, che fu la sua compagna di vita. Elena lo accompagnava nelle gare con gli aerei, ai raduni aviatori, lo accompagnava alle gare motociclistiche, era letteralmente la sua metà. Un giorno, andando a trovare il nonno in ufficio, sentì parlare di questa PE, piccola elastica, e gli disse: "Ma Giorgio, ma che nome brutto, piccola elastica per una motocicletta." Alzò lo sguardo e sopra la scrivania di Giorgio alle spalle c'era una grande stampa con un volo di aironi, e gli disse: "Giorgio, a te piace volare, ma chiamalo Airone." E così la PE si trasformò in Airone e fu la prima della serie ornitologica che poi conosciamo tutti come Falcone, Galletto, Zigolo, e ogni nome veniva scelto dalla nonna. Fu un po' il tocco femminile nella Moto Guzzi. Quindi sparirono quasi tutti i nomi, Legati diciamo, un po' più più all'aspetto tecnologico e e siamo tecnico, sì, passati più prettamente all'aspetto quasi tecnico. Sì, più dato ecco, con il erano. cuore, ecco, dato con il Sì, cuore da sua nonna poi nonna. era una donna dell'epoca, quindi amava l'arte, dipingeva, si occupava del giardino, quindi sicuramente una donna,
più femminile, più morbida nei nomi, ecco. Questa è l'origine di nomi che ancora oggi noi ci ricordiamo. Ed è stata veramente, oserei dire, un'intuizione, perché magari un modello PE oggi si confonderebbe con tante sigle. Un modello Erone Assolutamente. diventa un simbolo che entra nella storia del motociclismo e della produzione internazionale, appunto, delle moto. E abbiamo parlato della prima guerra mondiale e abbiamo visto come il primo conflitto bellico è stato importante per suo nonno, per Giorgio Parodi, perché è stato caratterizzato dall'incontro con Ravelli e Guzzi. E nasce appunto la moto Guzzi, abbiamo visto come si è evoluta, ma poi si arriva al secondo conflitto mondiale, la guerra d'Africa. Ecco, ci racconta l'esperienza di Giorgio Parodi nel secondo conflitto mondiale. Allora, intanto Giorgio concluse la prima guerra mondiale, sempre giovanissimo direi, rispetto agli altri che avevano una decina d'anni almeno più di lui, con 3 medaglie d'argento. Per la seconda guerra mondiale fu richiamato nuovamente alle armi e sono riuscita a ricostruire tutti i passaggi di Giorgio, grazie, e qua vedo, allo stato di servizio, che è altro documento preziosissimo che mi ha permesso di incrociare dati, lettere e quanto ho recuperato in questi 2 anni di studio. Giorgio fu richiamato e partì per la seconda guerra mondiale, dove fu insignito di altre 2 medaglie d'argento. Ho recuperato delle lettere bellissime, tra cui una del suo primo lancio con il paracadute. L'aereo fu coinvolto, il suo aereo, mentre era impegnato in un'operazione di monitoraggio, osservazione, rimase coinvolto in un combattimento aereo e fu abbattuto da un pilota francese, un asso francese, Legloan. Giorgio con l'aereo in fiamme riuscì a portare tutto il suo equipaggio in salvo prima di lanciarsi, aspettò di lanciarsi che tutti fossero in qualche modo in zona sicurezza e si lanciò. Questo gli valse un'altra, la quarta medaglia d'argento. Poi fu fatto prigioniero in Francia e in questa lettera racconta alla nonna l'esperienza del suo primo lancio, dove pensava, immaginava di avere paura, in realtà era talmente tanta la voglia di scappare dall'aereo in fiamme che non ebbe timore di buttarsi nel vuoto e atterrò su degli alberi, racconta come il paracadute si impigliò nei rami. Quando fu portato in prigione, dove venne trattato molto bene, e racconta anche che questo asso francese il giorno dopo andò a trovarlo in carcere e rimase sull'attenti tutto il tempo. Quindi un grande gesto di cavalleria e di rispetto reciproco che, nonostante una drammatica situazione come può essere la guerra, le persone facevano il loro dovere, però si rispettavano, c'era un profondo senso proprio del rispetto della persona. E la quinta e più famosa medaglia vede Giorgio di nuovo impegnato in un'operazione di monitoraggio del territorio. Questa volta uscì per andare a cercare un compagno, non rientrato in base, siamo nel deserto in Africa. Uscì con il suo aereo, recuperò l'altro aereo. E ahimè, tornando indietro, si surriscaldò il motore e gli esplose in faccia, tranciandogli di netto un occhio. Tacendo il dolore ai compagni, riuscì a riportarli tutti in salvo nuovamente. Fu operato d'urgenza, gli venne asportato nel deserto senza anestesia all'occhio, quindi un dolore incredibile. Ringraziò il medico inglese, tra l'altro, di aver avuto la mano molto delicata, ed esclamò una frase rimasta celebre: meno male che è capitato a me che ho i soldi per curarmi. Questo gli valse la sua quinta medaglia d'argento. Fu congedato come mutilato di guerra
finì purtroppo così il suo grande amore, la sua passione per il volo. Beh, una storia veramente ricca ed emozionante. Vissuta all'interno dei due conflitti bellici che hanno segnato veramente non soltanto l'Europa, ma gli equilibri, le dinamiche di tutto il Assolutamente. mondo. E Giorgio Ricordo, Parodi è stato sì, veramente un protagonista. Prego. ricordo anche che partecipò al conflitto in Africa, rimase in Africa, fu richiamato nuovamente e rimase in Africa pochi mesi. Lui era nella 105esima squadriglia, si occupava prevalentemente di operazioni sempre di monitoraggio e controllo del territorio e appoggio alle truppe a terra. Anche questa volta partecipò a un conflitto su una postazione nemica per difendere i suoi e le truppe che avanzavano a terra e mettendosi di nuovo nuovamente a rischio di vita ottenne una medaglia di bronzo. Rientrò poi fine maggio del 1936 tornò in Italia e lì finì la sua esperienza poi in Africa. E ci racconta, il tempo è tiranno purtroppo, dovremmo parlare per ore della storia della Guzzi, ma soprattutto della storia di Giorgio Parodi. Ecco, ci racconta l'ultima fase della sua vita, come si è interfacciata e interlacciata con lo sviluppo e il proseguo della moto Guzzi. Ci racconta in particolar modo del testamento spirituale di Giorgio Parodi. Il testamento spirituale lasciato ai figli è il riassunto, se si può dire, dell'anima di Giorgio, particolarmente toccante. E Giorgio mancò improvvisamente il 18 agosto del 1955. La nonna, la sua metà, morì un anno prima. E lui si spense il 18 agosto, che è il giorno di Sant'Elena Imperatrice. Era talmente un attacco cardiaco, gli fu fatale. Era talmente forte il legame con la moglie, mancata improvvisamente anche lei per giovanissima, 40 anni, per un tumore al fegato. Quel giorno il dolore fu troppo forte per essere sopportato. Era malato di cuore, quindi in qualche modo diciamo che prevedeva che questo momento fosse, arrivasse. Lasciò tre figli piccoli, minori, che poi vennero presi sotto tutela dal fratello di Giorgio, Enrico, quello che prese anche le redini dell'azienda, della Moto Guzzi, e non solo la Moto Guzzi, ma anche della società armatoriale. Giorgio, quando morì, era presidente anche della società Emanuele Vittorio Parodi Navi, e lasciando questo testamento direi che ha lasciato impressa in tutti noi un'immagine molto forte di quello che era l'uomo, di quello che è stato. E leggo qualche passaggio direi importante ad Andrea, Roberto e Marina. Marina è la mamma. Prima di tutto, elevo il mio pensiero alla memoria della nostra e mia Elena e a quella dei miei genitori. Ad Andrea e Roberto raccomando, preoccupatevi degli interessi del nostro paese più che dei vostri, non circondatevi di troppi agi, non abbiate paura dell'acqua fredda, gradite il pane anche se scuro, non brontolate se il letto è scomodo, non sottraetevi né al servizio militare né al pagamento delle tasse. Siate indulgenti con gli altri e severi con voi stessi. Fate tutto il possibile per andare d'amore e d'accordo, apprezzandovi e tollerandovi a vicenda, perché ognuno di voi ha i propri meriti e i propri difetti. Difendete, proteggete Marina. Per il momento studiate, poi lavorate. Ricordatevi sempre di questo sacro dovere, lavorare. Nello stesso tempo alternate giudiziosamente il lavoro con gli svaghi e non lavorate mai troppo, altrimenti ci rimettete la salute. A Marina raccomando di essere serena, dolce e buona, sorridente e gentile come lo era la sua mamma. Marina, cerca di essere sempre affettuosa con i tuoi fratelli e ricordati che se sarai buona con loro, essi lo saranno con te.
Andrea, Roberto, Marina, siate buoni e sarete sereni. Spero vi sposiate e voglia Dio benedire i vostri matrimoni, in modo che siano fortunati come fu quello dei miei genitori e il mio. Spero abbiate dei figli e prego Dio che siano la gioia della vostra vita come voi lo siete per me. Dio vi benedica, vostro papà. Direi che è una lettera che riassume tutto quello che fu Giorgio Parodi, almeno per noi della famiglia. Spero che possa essere in qualche modo recepito anche dalle due Dottoressa, io nonne. veramente la ringrazio perché le parole del testamento, tolti i riferimenti diretti alle persone della famiglia Parodi, oserei quasi dire che è un testamento per tutti gli italiani: lavorare, non lamentarsi, andare avanti, anche non lavorare troppo, perché lavorare troppo, come per dire, tutti gli eccessi sono sbagliati. E sono veramente delle parole. Mi consenta di dire, ma non lo faccio perché adesso sto intervistando lei, che è la nipote di Parodi, ma è veramente un testamento spirituale che andrebbe quasi pubblicato e fatto leggere a tutti gli italiani. Lavorate, siate onesti, non lamentatevi mai, pagate le tasse, la vicinanza alla famiglia. Forse se tutti facessimo così, come ha insegnato Giorgio Parodi, come voleva che la sua famiglia proseguisse. Ovviamente, la vita della famiglia Parodi, ecco, se lo seguissimo tutti quanti, molto probabilmente saremmo un'Italia migliore. E quindi questo ci dimostra che anche quando si arriva al vertice, quando si hanno grandi responsabilità, contrariamente quasi a un'idea di oggi, che avere grandi responsabilità si è disonesti, si lavora male, quasi con una sorta di cattiveria interna verso il prossimo, ci fa vedere che personaggi come Giorgio Parodi, che stavano al vertice e hanno costruito un simbolo importante a livello mondiale come la Moto Guzzi, in realtà era una persona eccezionale ed eccellente nei suoi principi che applicava su se stesso, ma che cercava di trasmettere a tutta la sua famiglia. Veramente grazie, dottoressa Bagnasco, grazie di aver ripercorso in questo pochissimo lasso di tempo la storia dei 100 anni di un mito italiano, la Moto Guzzi, ma soprattutto da averci fatto conoscere in maniera ancora più approfondita, perché di fatto la Moto Guzzi la conoscono tutti, ma magari Giorgio Parodi, il suo fondatore, è conosciuto un po' meno. Ecco, io ho veramente il piacere, oserei dire l'onore, di aver dato un piccolo contributo, aver fatto conoscere Giorgio Parodi, che è stato veramente il cuore, insieme a Ravelli, insieme a Guzzi stesso, appunto, di questo mito italiano. E grazie, dottoressa. Non so se Grazie a vuole fare voi. un ultimo commento, un'ultima osservazione riguardo a questa importantissima ricorrenza del 2021, appunto, che sono i 100 anni della Guzzi. Le lascio la parola Bene, per un ultimo sì. commento, un ultimo saluto a Allora, tutti coloro che intanto ci stanno ascoltando. grazie per questa opportunità e in una data, in un anno così importante come quello del centenario, il mio ringraziamento va indubbiamente anche a tutti i guzzisti che con la loro passione hanno permesso al marchio di arrivare fino ad oggi. Questo per me rappresenta molto perché è la passione di mio nonno che ha continuato a vivere attraverso chi è rimasto legato a quelle aquile dorate che il nonno portava sulla sua uniforme e che ha tanto amato come le sue motociclette. Questa è una cosa che mi sento di dire, di ringraziare proprio le persone che anche nei momenti non facili che ci sono stati in questi 100 anni ci hanno permesso di essere qui a parlare di una data memorabile, direi. Quindi Grazie mille, grazie. dottoressa Bagnasco, grazie mille a Giorgio Parodi, grazie mille alla Moto Guzzi. E io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e spero che siano numerosi in questo appuntamento di VA Culture Storia. L'appuntamento è dedicato alla storia dell'Associazione Culturale di Villa Abamer e vi do appuntamento ad un successivo incontro con la storia. Grazie e a presto.